consigli. Ora dico che le cartelline arrivino oggi, che addirittura da consiglieri veniamo a sapere del consiglio comunale tramite un volantino dato di risposta ad un altro, insomma, non credo che sia un modo veramente buono per operare. Si poteva secondo me aspettare, adesso ho sentito che c'è un consiglio comunale tra 2 settimane dove verranno date determinate soluzioni, spero, quindi fare una fotografia questa sera il 30 giugno dove alla fine sembra sul serio mettere le mani avanti. Mi ricordo quando anche l'attuale sindaco mi diceva che nonostante la difficile situazione economica non davamo prova di slancio, di creatività e tante altre cose, ci limitavamo a fare l'ordinario. La relazione che è stata data questa sera, io spero che sia poi smentita dalla prossima che verrà data fra un paio di settimane, ma mi sembra in questa direzione. Ci sono alcuni punti dove mi sarei aspettato, sempre con la scusante ovviamente che siete insediati da un mese, ma se non altro determinate soluzioni. So che ci sono dei problemi perché l'abbiamo vissuti anche noi, che ti arrivano proprio sulle spalle senza alcun preavviso, come può essere quello del CISIO, come possono essere altri. Sarei disonesto magari se dicessi che non è così, però ci sono altre cose dove un attimino una certa direzione bisognerebbe anche darla. Sul PAT, anche dalla comunque dichiarazione vostra, finalmente, e diversamente da quello che si diceva in quei mesi nostri di amministrazione, non abbiamo dormito, non è un PAT che è rimasto fermo dove non è stato fatto niente. Io credo siano stati invece mesi dove, seppur sia stata difficile proprio a livello proprio globale la situazione che ci siamo trovati a gestire, ma credo che il PAT non sia stato assolutamente dimenticato, anzi forse è stato uno degli aspetti dove si è assolutamente più concentrata l'attenzione della giunta, comunque da me presieduta. Mi sarei aspettato quindi questa sera, visto che mi ricordo le parole della volta scorsa che non si capiva bene verso che direzione sarebbe andata la nostra parte, mi sarei aspettato questa sera qualche dritta in più, o comunque un modo di vedere la cosa con una certa, se non altro, fisionomia. Questo non è avvenuto. Un'altra cosa sulla quale spero si darà comunque nella prossima relazione una, non dico una soluzione, ma se non altro un aggiustamento, ne avevamo già parlato con l'assessore Polo e con il sindaco in un incontro informale casuale qualche settimana fa, per quanto riguarda la situazione, speriamo di evitarla, di eventuali allagamenti come ci sono stati l'anno scorso. Abbiamo purtroppo avuto un antipasto qualche settimana fa, seppure con un temporale non associabile a quello dell'anno scorso. Speriamo di riuscire ad arrivare, se non altro, preparati, e su questo, come avevamo dato la disponibilità la volta scorsa, siamo altrettanto pronti a darla in un caso specifico come questo. La cosa, e poi vado a conclusione, dove invece mi aspettavo una grossa risposta e non quella che è stata data in questa relazione, è il punto ultimo dove fra i rapporti con gli altri enti si parla dell'ex ospedale Stellini, e mi si viene riproposta ancora una volta la convenzione che comunque nata dalla conferenza di sindaci del 2008, dove si va a dire che è stata disattesa con la chiusura del pronto soccorso, e ok, sono dati di fatto questi, però da un'amministrazione come quella che sta dirigendo una gara adesso, che ha fatto comunque cadere l'amministrazione precedente dicendo che il sindaco aveva venduto i campi, dicendo che c'era un accordo comunque per arrivare a chiudere Nogara in base a qualche carica del sottoscritto da qualche altra parte e altre cose, magari non dico tanto, ma un assaggio per capire cosa si potrebbe invece adesso fare anche per quanto riguarda il pronto soccorso, nonché una dichiarazione di risposta alla dichiarazione fatta secondo me non delle migliori, diciamo un po' infelice, da parte della dottoressa Carraro riguardante la chiesetta comunque della struttura Stellini, dove si va a chiedere a Nogara, che mi sembra abbia già dato, lo stesso sindaco diceva che ha già dato purtroppo da troppi anni, e adesso si chiede ai cittadini di Nogara ancora l'elemosina addirittura per sistemare una chiesetta. Io mi sarei aspettato, con la stessa convinzione con cui da questa parte dicevate determinate cose in quei 9 mesi, mi sarei aspettato, se non altro, una presa di distanza da quel tipo di dichiarazione, una possibile soluzione, o quantomeno di incalzare l'ULS per far capire che non so a quanto ammonti l'eventuale costo per la sistemazione della chiesetta, ma credo che con tutto quello che come Nogara abbiamo dato all'ULS 21, non solo negli ultimi anni, ma da 30 anni a questa parte, credo che sia una presa in giro nei confronti dei cittadini andare a chiedere un ulteriore sforzo come l'elemosina o la tassa per entrare all'euro per sistemarla. Da parte di un sindaco comunque che faceva parte di un comitato che doveva
far rinascere la struttura ospedaliera di Nogara, è passato solo un mese, ma quantomeno una presa di distanza chiara sulla stampa in merito a questo articolo penso che si dovesse quantomeno fare. Letto. Secondo te cosa ho detto? Che prima mi danno i cambi, poi interveniamo. Sì, però nel frattempo non è che i cambi me li danno fra 10 anni, comunque io dico che non sono d'accordo con quanto mi devo. Prego, c'è qualche consiglio e poi rispondo. Prego. Allora, leggendo e valutando l'analisi conoscitiva anch'io devo dire, a parte che sono in completo disaccordo, comunque mi sembra che questa analisi conoscitiva sia stata talmente sintetizzata da semplificarne i contenuti. Probabilmente, come diceva anche il consigliere Falco, ci sarebbe bisogno di approfondirli con dimostrazioni, argomentazioni, merito, punto su punto. Per quanto riguarda la premessa iniziale dello sforamento del patto di stabilità, ricordo che comunque oltre il 50% dei paesi, dei comuni italiani è fuori, è sforato. Quindi questo mi sembra che sia un'argomentazione, insomma, sembra più un'argomentazione politica per fare un po' da scudo, cioè per prendere un po' di tempo. Io attendo, visto che ci sono tanti argomenti qua, attendo delle proposte per la prossima volta, per vedere quali possono essere le soluzioni ai tanti problemi che può avere il Comune. Detto ciò, mi soffermo anche come parte in causa, perché comunque io sono associato al Magico Teatro, mi soffermo un po' a quelle 5 righe lì di cui si parla in questa analisi conoscitiva. Non nascondo che effettivamente queste fatture c'erano, e queste fatture sono è già da un anno che in varie situazioni, in vari modi cerchiamo di chiarire cosa sia successo. Una prima cosa però sarebbe, io rilego questo per fare una domanda. L'associazione Viva Opera Circus nel gennaio 2011 ha emesso a carico del Comune di Nogara fatture relative all'organizzazione della stagione teatrale 2009-2010 per circa 40.000 euro, contestate dall'amministrazione poiché in atti risultano effettuati pagamenti con identica causale e importo a favore dell'associazione Magico Teatro. Allora io voglio fare una domanda al sindaco. Con questa affermazione e queste considerazioni qua, si accusa per caso l'associazione Magico Teatro di un'appropriazione indebita di contributi pubblici per caso? Assolutamente no. Questa è la relazione che ha fatto il responsabile del settore, in cui ha risposto a Viva Opera Circus per il fallimento che durerà tra un mese, non sappiamo se è anche noi, dicendo che siccome è già stato pagato Magico Teatro, non paga per Viva Opera Circus. Relazione firmata contro firmata, mandata e firmata dal commissario. Chiedo che comunque venga inserito nel verbale questa risposta qua. Allora, io quello che mi domando, qua viene dato all'associazione Magico del Teatro dei Ladri, perché vuol dire che noi non abbiamo pagato 40.000 euro che c'erano stati dati dal Comune. Come invece la cosa non sarebbe così, perché come è stato spiegato in varie occasioni, l'associazione Magico Teatro si occupava della prosa serale e del concorso Magico Teatro. L'altra, e questo soprattutto negli ultimi 2 anni è dimostrabile, eventualmente se così è, noi abbiamo tutte le argomentazioni che possiamo anche portarle alle sedi competenti. Invece la Viva Opera Circus, che ha fatto comunque un accordo non con noi, infatti noi non abbiamo nessun accordo stretto con la Viva Opera Circus, è stata il comune che ha accordato direttamente. Che cosa faceva? Loro facevano il comune con gli assessorati. L'assessorato? Certo. Che concordava il lavoro?
sicuramente perché noi non abbiamo mai visto neanche deliberare. Noi l'unica cosa che senza deliberare consigliere Pezzi, noi abbiamo le delibere, ma perché lo mettiamo a verbale anche questo, sai? Sì. Noi abbiamo le delibere che ci davano i contributi per la prova. Gli assessori del comune di Nogara incaricavano Viva Opera Circus di lavori, su questo non esiste alcuna delibera, non è proprio verbale, ha detto lei, non io. A noi arrivavano i soldi. Lei ha detto questo, consigliere Pezzi, ha detto che gli assessori del comune di Nogara davano incarichi a Viva Opera Circus per lavori. Non esistono delibere, l'ha detto lei, non mi carico, dovete verbale comunque. Vabbè, io quello che devo arrivare, anzi, io posso dire quello che volevo. I contributi che arrivavano erano per la prova serale. E per il concorso Gianni Tosco. Per il teatro scuole e famiglia teatro, Viva Opera Circus gestiva autonomamente il teatro e avevano l'introito dei biglietti era a carico, rimanevano alla Viva Opera Circus. Il comune elargiva il saldo eventualmente dai. Non esiste alcun atto del comune a favore di Viva Opera Circus. Sta dicendo che ci sono rapporti tra il comune e Viva Opera Circus per lavori fatti e non incaricati. Non esiste un atto del comune a favore di Viva Opera Circus. Noi comunque sia non avevamo questa cosa qua. Quindi non sarebbe il caso eventualmente di andare avanti e vedere. Ah, che dubbio, Quali sono le argomentazioni su questo? Quali sono le argomentazioni su questo? Perché comunque noi risulta che tutti i pagamenti che dovevamo fare noi li abbiamo superati. Viva Opera Circus è uscita in un secondo momento, non ne sapevamo niente di questo discorso qua, abbiamo cercato di trovare una soluzione facendo noi da tramite. Questo è quello che abbiamo sempre cercato di fare. Mi sembra che le parole qui siano molto pesanti, mi sembra che per un'associazione di volontariato che ha cercato in 5 anni di darsi disponibili per interesse anche del comune per organizzare, per fare, sia stata completamente messa in ridicolo e comunque dato dei ladri, insomma. Da queste 5 righe qua sembra che noi ci siamo appropriati indebitamente di alcuni contributi dati, che invece non è così. Noi abbiamo pagato quello che dovevamo pagare, non sono arrivati al resto probabilmente, ma comunque negli ultimi 2 anni, infatti mi dimostra che le fatture sono intestate al comune, negli ultimi 2 anni non abbiamo mai avuto fatto pagamenti per la ricolta del Circus e noi abbiamo presentato comunque i nostri preventivi. Questo è quanto mi sento di dire. Dopo eventualmente cercheremo di argomentare tutto. Volevo chiudere, io ringrazio i consiglieri, qui alcuni interventi sono stati anche molto significativi di questa discussione. Volevo ribadire il senso di questa comunicazione. È una comunicazione, ripeto, risulta dalle relazioni di carattere di settore. Poi l'abbiamo semplificata molto, vabbè, mi sembrava però che 120 pagine di relazione fosse eccessivo per questo consiglio comunale. Io non ho nessun problema a mettere a disposizione tutte le relazioni che sono comunque firmate direttamente dai responsabili gestori, quindi ci sono, vedremo la forma, poi per metterlo in questo partito, perché lo segretario non credo che sia un particolare, sono atti formali, quindi li metteremo a disposizione da questo punto di vista, sono stati dati in sede di consegna, non abbiamo dato nessuna soluzione, perché non volevamo dare nessuna soluzione, cioè il documento programmatico ci sarà, lo daremo anche sull'ospedale, ci sono anche alcune cose da chiarire, significative secondo me. Per quanto riguarda poi la disponibilità del consigliere Pasco che accetto in pieno.
no? Do già notizia del fatto che abbiamo intenzione di fare, se vedremo la forma, sentiremo anche il capigruppo, no? Non ho voglia di precostituire niente, ma ho la mia intenzione, o sotto forma di consiglio comunale, o sotto forma di incontro aperto, cose di questo genere, fare almeno 3 incontri, uno sulla situazione del parco, uno per quanto riguarda la situazione socioassistenziale, uno per quanto riguarda la politica culturale, in modo che si possano fare valutazioni a più voci da questo punto di vista. Quindi sono assolutamente d'accordo su questo discorso. Ringrazio tutti per gli interventi, se c'è per qualche intervento, se no vado a prendere la parola. Bene, tutto qua, un segretario, per favore. Tra i 4 segnali. Gli argomenti sono effettivamente diciamo, burocratici, passati in tempo. Allora, il primo adempimento che per legge il 30 di giugno bisogna assumere, in base al quale il Consiglio Comunale è chiamato a fare una ricognizione sui comitati, le commissioni, i consigli e le altre organi collegiali con funzioni amministrative che sono ritenute indispensabili per l'assolvimento delle finalità istituzionali dell'ente stesso. La proposta che è agli atti in pratica conferma, mi pare di capire, gli organismi già precedenti individuati con tali caratteristiche che vanno a leggere, sono la commissione di inizio comunale, il comitato di gestione della segreteria comunale, il gruppo di lavoro della biblioteca comunale, la commissione di vigilanza sui pubblici spettacoli, l'osservatorio per le attività produttive e la consulta permanente per le attività agricole. Ovviamente questo lo dico io, sono fatte salve tutte quelle altre commissioni e le attività che sono previste espressamente dalla legge, come per esempio può essere la commissione elettorale comunale, sono fatte per fare esempio in questo modo. Sì, sono una cosa, due commissioni, quella per commercianti che pure erano presenti, anche se in maniera così poi. E per quanto riguarda la biblioteca c'è già in atto attività preliminari da parte degli assessori competenti che vogliono arrivare con molta velocità a una definizione che riguarda poi anche stata citata anche associazioni questa sera, ma vogliamo arrivare con molta velocità per avere degli organismi operativi che si interessino sia del commercio che per quanto riguarda la biblioteca. Una richiesta, siccome vedo che ripropongono più o meno quelli che avevamo voluto, forse integralmente, esatto, i rapporti comunque maggioranza-minoranza all'interno di ciascun ente verranno ridefiniti o vengono confermati anche quelli, numericamente parlo? Ma se vuoi la mia impressione, finora non ci siamo mai mosti con intenti particolari con la maggioranza, ho avuto anche discussione per dire anche perché ho scritto meno, cioè nel senso che se le commissioni operano, per me può anche andare avanti. Non ho problemi, però io credo che la presenza delle minoranze sia indispensabile. Molto favorevole comunque al nostro gruppo. Va bene. Bene, aspettiamo un'approvazione allora dei favorevoli. Punto 4, è simile, solo che andiamo a individuare i rapporti con la provincia, se volete. In pratica è da anni ormai che la provincia di Verona nell'obiettivo di fornire anche agli enti locali e comuni un supporto adeguato su alcuni specifici funzioni, su alcuni servizi nell'ambito del principio di sussidiarietà e adeguatezza, propone a tutti i comuni delle commissioni quadro nelle quali si impegna a assicurare magari diciamo, di conoscenze, di professionalità e di risorse strumentali relativamente ad alcuni servizi e ad alcuni moduli, cosiddetti moduli. In pratica quindi la proposta di approvare una convenzione quadro che il Consiglio Provinciale di Venezia ha approvato e poi che il Consiglio Comunale ha provato a approvare, rispetto alla quale la convenzione quadro poi di volta in volta il Comune può per approvare con delibera di giunta l'adesione ai vari moduli che sono proposti.
I moduli sono il modulo lavoro, decentramento dei servizi in materia di architettura del lavoro, il modulo turismo, attività di informazione, accoglienza e assistenza turistica, nonché di promozione legale, locale, scusate, il modulo informatico per la connessione della rete provinciale, che qui per esempio la provincia fornisce il kit da digitale, insomma, ci sono parecchie iniziative già. Andiamo in voce per favore. Il modulo formazione, cioè formazione personale di locale territoriale, il modulo logistico. Modulo di sviluppo e scambio di dati cartografici, modulo servizi bibliotecari, adesso il sistema bibliotecario della Regione di Verona SPP2R, anche questo è un servizio che oramai è avviato da anni poi tutta la provincia con che ha avuto un notevole sviluppo, modulo servizi museali, adesso il sistema museale della Provincia di Verona SNPVR. Ecco, sono tutti dei moduli rispetto ai quali poi viene lasciata la possibilità al comune di fatte ovviamente le dovute valutazioni organizzative ed economiche di poter avvenire e di poter supportare del supporto dell'ente provinciale riguardo a queste serie di servizi. Ciao, situazione, prego, ovviamente. Sì, secondo il nostro avviso collezione quadro è positiva, nel senso che è quello che c'è scritto sulla carta. Dà praticamente disponibilità a 360 gradi perché nei diversi moduli, dal modulo del lavoro dove si dice che c'è uno sportello con compiti di protezione del lavoro, di formazione all'impiego, alla gestione delle attività, anche il discorso di evadere le richieste della cittadinanza delle imprese in materia di domanda e offerta di lavoro, sicuramente una cosa molto positiva. Anche il modulo del turismo, il modulo informatico, quello della formazione, visto che diciamo che anche per quanto riguarda la formazione la provincia si appoggia ad enti professionali regionali riconosciuti dalla Regione Veneto e quindi al Fondo Sociale Europeo. Quindi è una convenzione che in un termine è bella sulla carta, che però poi mi sembra di un po' di difficile attuazione, di difficile fattibilità, nel senso che già i dipendenti sono comunali, sono operati di lavoro, e questo l'abbiamo toccato con mano anche noi, andare ad aggiungere un'altra sorta di lavoro che propone la provincia, penso che sia effettivamente difficile, anche se da questo punto di vista c'è la provincia che dà un appoggio sul discorso formativo. Quindi, ripeto, una convenzione bella sulla carta, la voteremo, che però ci sembra di difficile attuazione dal punto di vista pratico e della fattibilità reale di tutti i moduli, perché li coprono tutti. Mi sembra un po', non ho capito molto bene il discorso del modulo dell'espropriazione, dove dice che la provincia, diciamo così, insegna un po' i procedimenti espropriativi al comune. Non è che... Sì, una volta per spiegazione la provincia aveva un'attività importante sul settore delle strade, cose di questo genere, aveva anche servizi di consulenza. Credo che da tempo la provincia faccia poche opere, perlomeno in basso, da questo punto di vista. Hai ragione, sai che lo sto facendo. In realtà poi questa convenzione si riduce a una questione sul sistema bibliotecario o altro. Stiamo vedendo una cosa assolutamente misera dal punto di vista finanziario, che è l'operazione primavera sull'ecologia, credo che ci sarà qualche centinaio di euro da portare a casa, possiamo dire di qua, insomma, non so se il consigliere fare qualche notizia in più favorevole, se no. Però comunque favore. Prego. Anticipato Emanuele, da parte nostra sarà positivo, lo riteniamo comunque un tipo di provvedimento valido che è stato votato da altre amministrazioni comunali e ho visto comunque sui provincia che sta dando anche buoni frutti. È chiaro che quello che si fa provare questa sera è un contenitore omnicomprensivo, quindi ogni amministrazione comunale che si troverà ad adottarlo è chiaro che ne farà l'uso più anche pertinente per il proprio territorio.
per quanto ho visto e per quanto ne so, sicuramente aderire al modulo informatico, al modulo bibliotecario e al modulo museale, penso che siano tre cose che comunque anche per la nostra realtà possono essere di indubbio interesse e anche attuazione. Avevamo già parlato comunque di due grossi problemi che riguardano, meglio ce ne sono più di uno, però tento di riassumere di più di tutti, è la provinciale 20 direzione in Gazzà. Ho avuto modo anche la settimana scorsa di parlare con l'assessore De Veni che se ne occupa, e qua bisogna ritornare purtroppo al punto 2 precedente che riguarda il patto di stabilità. Finché non si decide, abbiamo fatto due variazioni in provincia anche ieri abbastanza consistenti, finché non si decide comunque di dare ai comuni virtuosi, ai comuni comunque che hanno una disponibilità economica, la possibilità di utilizzare non quello che non hanno, ma quello che se non altro hanno, è chiaro che non si riuscirà neanche a garantire, qua parlo a livello provinciale, neanche la rifinitura ordinaria delle strade, non parlo di interventi straordinari. Quindi è chiaro che in una visione complessiva di vasta immagine, la nostra provinciale 20, mi sono reso conto che non viene messa da parte della provincia tra le priorità, ma purtroppo se venissero comunque considerati di più anche i morti o comunque gli incidenti che su quel tratto minimo di strada ogni anno purtroppo ci sono, l'ho fatto notare più di un'occasione, bisognerebbe che aumentasse se non altro la soglia di interesse comunque su questa cosa. Un'altra cosa nella quale ricevevo parecchie lamentele quando ero io sindaco, e penso che saranno le stesse anche adesso, avevamo cercato anche di intervenire come comune, ma non si può perché la strada appunto è provinciale, è sull'alta velocità in discesa da Caselli in direzione Campalano. Lì c'è una situazione dove sul serio sembra che si corra il Gran Premio, soprattutto di notte. Bisogna stare molto attenti perché lì si rischia credo quotidianamente che ci scappi il moto, quindi magari sentendo, e anche su questo mi rendo disponibile, in provincia cosa si potrà eventualmente fare. Come dosi artificiali avevamo già chiesto sul tempo, non si può fare come comune di Nogara, però un intervento della provincia in questo ambito credo che sia doveroso, cercando di prevenire prima appunto di dover curare, usando un'espressione un attimo così. Un'altra cosa molto importante, qua concludo, avevamo avuto modo anche di parlarne con anni scorsi io e l'attuale sindaco, era il modo di fare il turismo nella bassa. È una cosa secondo me dove si può trovare un'attinenza anche in questo tipo di provvedimento che si va a votare questa sera. Ho visto, l'ho ricercato adesso ma non sono riuscito a trovarlo, che si fa riferimento agli IAT. Avevamo fatto anche qualche mese fa come provincia parecchi incontri sugli IAT per farlo partire a Legnago, per interessarsi tutta la bassa, quindi a partire Castagnaro, Villa Bartolomea, fino a finire Gazzo Veronese, Nogara, per le zone comunque di interesse. Non è vero, anche se qualcuno, lo vedo anche in provincia, lo sostiene molto spesso, sembra che il turismo per la provincia di Verona si limiti alla Lessinia e al lago. Noi riteniamo che non sia così, e lo ritengo comunque da sempre, abbiamo avuto modo di discuterne anche comunque nei mesi scorsi. Penso che uno slancio comunque della bassa sia non doveroso, ma sia anche proprio nei mezzi che la bassa comunque propone, perché ci sono comunque delle zone di interesse, un tipo anche diverso di far turismo. È aumentato in modo esponenziale nel giro degli ultimi 2-3 anni il turismo comunque fatto in bicicletta, anche di persone che arrivano a Verona e comunque frequentano tutte anche le zone non necessariamente di montagna o di lago, ma che si trovano bene anche a fare un giro negli agriturismi qua nelle nostre zone o comunque anche altri punti. Quindi qualunque tipo di promozione del nostro territorio non potrà che vederci assolutamente non solo accondiscendenti ma anche propositivi in questa direzione, quindi da parte nostra un pieno sostegno a questo tipo di iniziativa. Ringrazio per la sensibilità, poi anche Costantini che apprezzo, è sicuro e pacifico per il ministro Bossi per il patto di stabilità, che da questo punto di vista siamo completamente in linea. Per quanto riguarda il turismo, abbiamo fatto 15 giorni fa un convegno a Isola che abbiamo lanciato, insieme a prima se ricordo, anche l'assessore provinciale al turismo, lanciando appunto l'idea di un consorzio con le turistiche che avevano tutti i comuni del Basso Veronese, tra l'altro c'è lo spazio perché credo che nella provincia di Verona sia l'unica zona del Basso Veronese che non ha una situazione consortile per lo sviluppo del turismo, quindi in sede poi abbiamo parlato anche con l'assessore Finozzi su questo nell'ambito della valutazione della legge sul turismo che è in approvazione in regione, quindi da questo punto di vista non solo ampia disponibilità ma anche ampia adesione anche molto sentita. Prego, no, semplicemente volevo dire che non volevo che questa deliberazione che si abbassasse con un atto di tutto, non è così, non sono d'accordo.
organizzare come